Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponsacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù. Di Ponsacco vi vogliamo presentare. Ventesima giornata del campionato di eccellenza a Ponsacco, si affrontano Ponsacco e Urbino Tacco. Urbino Tacco la che cerca punti per continuare la marcia verso i playoff. Il Ponsacco, dopo la vittoria su Corpetta Santa, l'affermazione in Coppa Toscana e la vittoria a Pescio Zanese, cerca altri punti importanti verso la Serie D. È subito il Ponsacco con Brega che tenta di incunearsi in area, palla per Pieroni, l'assist per Granito, il fuorigioco segnalato dall'assistente. Vediamo nel fermo immagine giusta la decisione dell'assistente, il signor Martinani di Lucca, a fermare Granito che era in netta posizione fuorigioco. Doveri, lo slalom, il tiro è ribattuto all'ultimo da Menicagli. Balleri, brecca a centrocampo, il cross in mezzo per Granito che sulla ribattuta del difensore, il tiro è debole al lato. Ci prova Pieroni, la sua volée al volo, bravo Caramuscio in corner. Barzotti, calcio di punizione, Fiale libero in area, la palla però la spedisce altissima. Ci prova anche Brega, il suo tiro è deviato in angolo da Bova, un intervento un po' deciso del numero 4 dell'Uliveto. Balleri, la palla in mezzo per Brega, bellissimo lo stop, bellissima anche la conclusione al volo, era un euro gol, ma Caramuscio dice no e libera l'area di rigore. Ci prova anche Doveri, un nuovo slalom è fermato però all'ultimo da Rummolo. Ancora Balleri, bellissimo recupero di palla, offre la palla a Pieroni che si incuna in area ma Cincisca è all'ultimo e bravo Cencini ad anticiparlo in corner. Granito cerca di superare Barbaro, rientra, palla dietro per Brega, il tiro è debole. Ceccanti cerca di liberarsi ma si mette decisamente nei guai sul limite di fondo, la palla viene spedita centralmente, Barzotti anticipa Baglini, è Balleri che cambia campo per Pieroni anticipato da Menicagli, ma è ancora Pieroni, un'azione tambureggiante del Ponsacco, offre la palla in mezzo per Doveri, il cross fuori per Bortoletti che stoppa e il tiro al volo va nell'angolino. Il Ponsacco è in vantaggio al 39esimo minuto con Daniele Bortoletti, bellissima la sua conclusione ma anche bellissima l'azione che ha portato al vantaggio, un'azione tambureggiante da destra verso sinistra e poi la conclusione del centrocampista rosso-blu. Passano appena due minuti e il Ponsacco raddoppia. Brega lavora una palla sull'out di sinistra, palla in fallo laterale, astutamente batte veloce per Pieroni che crossa sul secondo palo dove trova l'imbeccata di Jonathan Granito, 17esimo centro stagionale. Il Ponsacco raddoppia al 41esimo minuto del primo tempo dopo veramente un grande primo tempo di intensità e giocate veramente da grande squadra. Granito va a battere un 5 a Pieroni per il bellissimo assist per lui, saluta anche i tifosi e finisce il primo tempo con il Ponsacco in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Bortoletti e Granito. Mister Emmi esegue il primo cambio, dentro Randi, fuori Ceccanti. Fischio d'inizio ad opera del Ponsacco, si fa vivo l'Uliveto con proprio Randi, cross per Baglini è lungo. Qua vediamo questa bellissima azione tutta di prima del Ponsacco che porterà al 3-0 in 7-8 passaggi da destra verso sinistra, tutti di prima. Pieroni appoggia per Brega, si gira, guarda l'angolino e la mette dove Caramuscio non può arrivare per il 3-0. Al sesto minuto del secondo tempo segna anche Cristian Brega dopo Jonathan Granito, è una coppia gol che
che solamente in campionato ha realizzato ad oggi 33 centri. Osannato dai tifosi, Christian Brega saluta gli ultra ponzacchini, dedicano un coro personale per l'ariete rosso-blu. Ma passano 3 minuti, Randi, questa conclusione debole, Cappellini si fa trovare impreparato e riapre la partita l'Uliveto al 10° minuto del secondo tempo con Randi. Ponzacco 3, Uliveto 1, cercano il colpo per il 3-2, Vaglini si invola verso l'area ma è bravissimo Capitan Fiale a fermarlo in calcio d'angolo. Anche Lazzini esegue il primo cambio, fuori Pieroni, dentro Tamberi. 21° minuto, Granito davanti a Caramuscio, ma ancora bravo il portiere dell'Uliveto a far sua la sfera. Riparte l'Uliveto con Barbaro che si appoggia centralmente a Bova. È Doveri che è bravissimo a recuperare palla, si incunea verso sulla fascia sinistra, il tiro è ribattuto, Brega raccoglie in area e a due passi spedisce al lato. Il Ponzacco fallisce in 1 minuto, 2 occasioni, cambia anche per Mister Emmi, fuori Bova e Barbaro, dentro Ceragioli e Micheli, proprio quest'ultimo che mette la palla in mezzo per Randi, la sponda per Marino e l'Uliveto trova il gol che riapre totalmente l'incontro al 27° minuto del secondo tempo. Ponzacco 3, Uliveto 2. Qua è Bortoletti che Doveri che tira al lato, non si era accorto che erano soli Bortoletti e Tamberi. Esce anche Brega all'83esimo, dentro Federico Balestri. Il Ponzacco negli ultimi minuti gestisce la partita, ma è proprio al 90esimo che Vaglini supera Fiale, si invola verso Cappellini, ma è bravissimo in diagonale Barzotti ad anticiparlo all'ultimo prima della battuta a rete. Finisce con 3 minuti di recupero l'incontro. Il Ponzacco vince per 3-2 sull'Urbino Taccola e si porta a +11 sull'inseguitrice Pietrasanta che pareggia a Ghivizzano.